Buongiorno, bentrovato al pubblico di Blog Sicilia, bentrovati ancora una volta per questo appuntamento con Talk Sicilia, un'edizione straordinaria come una ne abbiamo fatto ieri per tornare a parlare del Comune di Palermo e in particolare del piano di riequilibrio del Comune di Palermo che è stato approvato ormai 36 ore fa, diciamolo. L'abbiamo raccontato ieri, un po' un'approvazione arrivata sul filo di lana nell'ultima ora dell'ultimo giorno disponibile, un piano di riequilibrio che comporta una serie di conseguenze, che diciamolo chiaramente, per tutti i palermitani. Ieri ne abbiamo parlato con Rosario Arcoleo, Igor Gelarda e Antonino Randazzo, oggi ne parliamo con altri ospiti che abbiamo in studio, a cominciare dalla presenza qui in studio di Barbara Evola di Sinistra Comune. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito, mentre collegati con noi ci sono altri tre rappresentanti delle forze politiche al Comune di Palermo, Giulio Tantillo di Forza Italia, buongiorno Tantillo, grazie per essere con noi. Buongiorno. E ancora Francesco Bertolino di Italia Viva, buongiorno Bertolino. Buongiorno, buongiorno. E infine Ugo Forello di Oso, ex 5 Stelle, oggi gruppo Oso, lo ricordiamo per chi non ha seguito tutte le vicende del Comune di Palermo che sono state tante. Buongiorno Forello, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Bene, con me in studio c'è Pietro Minardi che ha seguito tutto l'andamento di quello che è successo in Consiglio Comunale e che un po' per Blog Sicilia segue la cronaca dal Consiglio Comunale. Molto velocemente riepiloghiamo per chi non ha seguito la puntata di ieri o non ha letto in questi giorni cosa è successo, che cosa è successo appunto con il piano di riequilibrio e cosa comporta il piano di riequilibrio, velocemente. Buongiorno intanto a tutti, grazie direttore. Diciamo che questo piano di riequilibrio ovviamente oltre a rappresentare una vera mazzata per i cittadini palermitani, per quelle che sono le tasche dei cittadini palermitani, sta creando molte polemiche a livello politico. Ieri sono stati fatti i primi calcoli sull'IRPEF, su uno stipendio di 20.000 euro annui, praticamente è un salasso di 300 euro. Praticamente in più rispetto a quanto si pagava in precedenza, ma oltre questo ovviamente c'è tutto l'aumento dei tariffari sui servizi a domanda individuale, la previsione di nuove multe fra il 2022 e il 2023, un incremento che viene diciamo motivato con l'installazione di nuove telecamere sulla ZTL e molto altri regolamenti dei mercati ortofrutticolo, ittico, eccetera. Però ieri c'è stato un nuovo dato politico, possiamo dire così, diciamo che mentre prima sembrava che tutto fosse finito e si fosse diciamo placato con l'approvazione del piano, ora si è creato un nuovo gruppo politico, questo asse centrista, che praticamente mira a smontare il piano di riequilibrio sia con delle delibere in aula sia con un'azione a livello nazionale. Bene, questo è il riassunto. Mentre Pietro Minardi faceva questo riassunto già vedevo Forello che faceva segnali sui conti e diceva, forse l'avete visto anche voi nel nostro monitor di servizio collegato, che ci diceva non sono 300 ma sono 430, ho capito bene Forello? 340, insomma, però questo è, c'è un aumento delle tasse, questo è indubitabile. Io però partirei da Barbara Evola, intanto per fare spiegare, intanto perché Barbara Evola in questo momento rappresenta qui da noi la maggioranza attuale, almeno quella che conosciamo, per spiegare perché si è dovuta arrivare fino a questo punto e quale sarebbe stata l'alternativa, e sembra corretto dirlo innanzitutto. Sì. Allora, il Comune di Palermo ormai da tempo ha un problema nella chiusura dei suoi bilanci in equilibrio dovuto innanzitutto all'altissimo tasso di evasione fiscale. Tant'è che il Comune di Palermo entra in dissesto, raggiunge in dissesto proprio per un sovraccreditamento, per quello che noi non riusciamo a riscuotere. Dobbiamo ricordare che è stato introdotto un sistema di fiscalità che ha praticamente ridotto al lumicino i trasferimenti statali e regionali per introdurre invece un tipo di fiscalità diretta, cioè gli enti locali devono reggersi sulle tasse in una città dove l'evasione raggiunge veramente percentuali elevatissime. Questo crea problemi enormi. Rispetto quindi al, diciamo, al naturale approdo al dissesto, l'intervento del governo volto a salvaguardare non soltanto il Comune di Palermo ma anche altri comuni e altre grandi città che in questo momento si trovano nelle stesse condizioni, è intervenuta una legge finanziaria che per i comuni che avrebbero approvato
la procedura di un piano di riequilibrio sarebbero arrivate delle risorse. Ecco, Evola, un attimo, fondamentalmente quello che dobbiamo dircelo, perché così che stanno le cose, in questo modo si otterranno delle risorse da un lato, ma l'alternativa sarebbe stato il dissesto. Qualcuno sostiene che forse il dissesto sarebbe stato anche meglio, perché si sarebbero cristallizzate le situazioni invece di doverle poi andare rivedendo di volta in volta. Secondo la vostra opinione, e poi passiamo evidentemente agli altri, quale sarebbe... Evidentemente voi pensate che evitare il dissesto sia meglio, ma rispetto a quello che è l'opinione degli altri? Ma rispetto a quello che è l'opinione degli altri, il rischio è di fare, diciamo, una discussione tecnica. Intanto il dissesto comporterebbe, come dire, l'insediamento di una commissione di liquidazione che dovrebbe occuparsi dei bilanci da 2021 indietro. La prima cosa è che tutti i creditori, quindi dal 2021 indietro, non vedrebbero bloccati i loro pagamenti, e questa è la prima cosa. Rispetto al tema dell'innalzamento delle tariffe, fondamentalmente il dissesto prevederebbe questo, perché il risanamento di un bilancio consiste esattamente nel reperimento di risorse. Laddove non ci sono interventi statali, e al momento la legislazione vigente non prevede risorse per sanare il dissesto, ma siccome il nostro comune non ha un problema di debiti che ha maturato, come per esempio il comune di Napoli, ma di crediti che non riesce a riscuotere, rischieremmo di non riuscire a chiudere la pagina, diciamo, del dissesto di bilancio. Ce lo porteremmo dietro nel tempo. Bene. Oggi la scelta era tra il dissesto e la possibilità di accedere a quei 200 milioni che sono previsti nella legge finanziaria. Bene, Evola, bene, però ascoltiamo anche gli altri, evidentemente. Sì. Tantillo, rispetto a quella che è la posizione che ha assunto la maggioranza, che ci ha in parte rappresentato anche Barbara Evola, Forza Italia è assolutamente su un altro piano. Sì, noi non siamo per, l'abbiamo già detto, noi siamo per evitare il dissesto, perché il dissesto produce, è inutile che ci ripetiamo dal punto di vista tecnico, produce tutto quello che ha detto la collega Evola, e magari io potrei aggiungere che il dissesto è ancora più dannoso proprio nei confronti di tutti i cittadini, dei servizi, delle partecipate, è ancora più dannoso. Quindi abbiamo trovato una cosa alla quale siete d'accordo. Sì, esatto. Noi sì, quello del dissesto siamo sempre stati contrari, siamo contrari contemporaneamente a quello che è l'aumento dell'IRPEF. E lì siamo davanti a un bivio, perché entriamo nel vivo del ragionamento, e lì siamo davanti a un bivio. Noi abbiamo visto una manovra che prevede un aumento dell'IRPEF, e nel frattempo qualcuno, una genialata, mette un subemendamento all'interno dell'emendamento che ha cosiddetto Evo. Quindi le due una: o se uno vuole aiutare i dipendenti del comune di Palermo, o li dobbiamo prendere in giro, nel senso che era la manovra che qualcuno voleva portare avanti, prendendoli in giro. Cioè, votiamo il subemendamento e poi bocciamo l'emendamento, e quindi di fatto abbiamo preso in giro i lavoratori. Io questo giochetto ho detto no, io dico che invece dico sì ai lavoratori, e poi dico l'emendamento lo lascio a voi la decisione, non io, non sarò io ad entrare nel merito, perché io non sono per il dissesto. I colleghi che hanno votato, i miei colleghi, si è spaccata qui la maggioranza, ma solo con la Lega, ma solo per alcuni elementi, perché devo dire, io salvo il comportamento che è stato quello della collega Taronia o della collega Fiducia e Cancilla, che erano assenti, e quindi solo due alla fine rappresentavano la Lega, e quindi non parlo di crisi con la Lega, proprio perché sono solo due rappresentanti su cinque, quindi non penso che ci sia. E anche l'altro, Gelarda, ha lavorato, devo dire, insieme alla Coria, con noi, con la Taronia, tutta la notte per cercare soluzioni, perché i consiglieri comunali sono chiamati a trovare soluzioni, non gridare e non trovare nulla, proposte, niente, nessuna proposta. Consigliere, mi sente? Sì. Diciamo che sì, però sì, uno sì. Degli elementi di discontinuità, diciamo, sulla questione piano di riequilibrio è stata questa scelta, questa visione differente fra quello che avete messo in campo voi di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, UDC, diventerà bellissimo, e quello che ha fatto la Lega. Sull'emendamento Evola, per esempio, Caronia, Gelarda e
Anello sono rimasti in aula astenendosi, voi siete usciti. Questo potrebbe, diciamo, certo, come si spiega questa scelta diversa? Ma è una cosa logica, perché l'ho detto, perché entrando, forse è troppo tecnica la materia, entrando dovevamo bocciare il personale. No, però ieri, diciamo, dovevamo bocciare il... Quindi il problema è tecnico, non è un problema politico, ci sta dicendo. C'è una cosa. Quello era un problema, il problema politico dell'aumento dell'IRPEF viene rimandato all'atto, quando si vota l'atto. Però consigliere, se fossero usciti insieme a noi, e lì il problema è politico. Però è consigliere, politico, perché io... l'atto finale. Consigliere Tantillo, mi ascolti un attimo. Ieri, ieri praticamente c'è stata questa conferenza stampa, diciamo, di questo dell'ala centrista, e a domanda specifica Totò Orlando ha detto che qualora loro fossero usciti, diciamo, per far mancare il numero legale, quindi per far bocciare l'atto, poi una delegazione di quelli che era fuori, diciamo, che ha deciso di uscire dall'aula, sarebbe rientrata per tenere il numero legale. E questa, diciamo, l'accusa mossa. Questa è una banalità, oltre ad essere una falsità, è una banalità che dice il Presidente, una forte banalità, perché io le posso assicurare che tutti noi, Fratelli d'Italia, Diventerà Bellissima, UDC, eravamo a casa. A casa, lo possiamo dire. Credo che Forello non sia d'accordo con questa affermazione. E dico di più, Mimmo Russo ha detto a qualcuno di questa pseudo maggioranza che si era riformata, ha detto: guardate che potete uscire dall'aula. Noi siamo, se loro fossero usciti, l'atto decadeva. Loro non ha... Poi mi scusi, loro hanno fatto da stampella. Se volevano questa prova che dice che noi saremmo potuti entrare, benissimo, ma lei pensa che io perdo la faccia, che loro escono e io faccio la stampella? Ma è possibile pensare che uno può essere così stupido in politica? Quindi chi lo pensa non capisce nulla di politica, nulla, perché loro proprio quello dovevano fare, uscire, e se Tantillo ed altri fossero entrati, a quel punto avrebbero fatto la stampella, ma chi l'avrebbe mai fatto? Quindi dicono una sciocchezza. La verità è che loro tecnicamente non hanno capito che questa era l'operazione. Per noi gliel'abbiamo suggerito, uscite, gliel'ha detto Mimmo Russo, perché io faccio nome e cognome del consigliere, dovete uscire. E quindi sarebbe andata la manovra dell'IRPE, sarebbe stata decaduta, e quindi nessun aumento per la città. Va bene, Tantillo, è chiaro, politica, ma io dico, è chiaro, Tantillo. Sa qual è il dato politico? Sa qual è il dato politico? Il dato politico è che loro erano 14, e quello è un dato politico che io non posso risolvere. Dice, ma vai in dissesto, non ci posso fare niente, c'è un dato politico. Questo è il dato politico, che okay, il dato è chiarissimo. Politico, certo, è Tantillo, va bene, è chiaro. Facciamo anche la sua animosità nel raccontare questa cosa, ci è chiarissima. Ma a questo punto io vorrei sentire anche evidentemente gli altri. Cominciamo con Forello, insomma, che mi sembra che Oso sia quello che è stato, fra virgolette, accusato di essere stato principalmente una delle stampelle in tutta questa vicenda. Forello. Peraltro aggiungo qualcosa. Io non ho ricevuto, guardi, io non ho ricevuto nessuna accusa, perché... penso che chi abbia fatto davvero opposizione in questi giorni all'interno dell'aula si vede, del resto dagli attestati della gente e dei cittadini è ovvio. Guardi, a me fa tenerezza e non voglio neanche rispondere ormai al collega Tantillo. Il collega Tantillo dal primo momento ha più volte affermato che questo piano non poteva essere bocciato, lo ha detto direttamente a me, lo ha detto a tutti i consiglieri dell'opposizione, perché se no altrimenti ci sarebbe stato il dissesto, e quindi era meglio comunque in un modo o in un altro farglielo passare. Ma questo è un dato talmente palese, è veramente stupido ripeterlo. Però una cosa importante c'è: non si fa cadere un numero in relazione all'approvazione di un piano di riequilibrio che tra l'altro non sarebbe stato bocciato, ma si sarebbe approvato con ritardo, e eventualmente non si sarebbe potuto accedere ai contributi del 565, ma ad altri contributi senza perderli, ma non si sarebbe bocciato, quindi non si sarebbe risolto il problema in quel modo. Il problema era di assunzione delle proprie responsabilità. Ma se voi vedete la diretta, il collega Tantillo ha detto testuali parole: io non voto l'emendamento per quel motivo che ha detto, che è risibile ed è assolutamente, secondo me, contestabile, ma sarò in aula per esprimere il voto nella votazione finale del piano di riequilibrio.
lui con tutti i suoi colleghi sono usciti. Perché evidentemente sono usciti? Perché se fossero stati in aula e si fossero astenuti o avessero votato contrario, l'atto non sarebbe passato. Ma se l'atto non fosse passato, richiedeva un'assunzione di responsabilità, e l'assunzione di responsabilità era quello appunto di astenersi o votare contrari, metterci cioè la faccia in modo chiaro e trasparente, perché sono state dette troppe imprecisioni per poter rispondere a tutte. Qui non è solo il problema dell'aumento dell'IRPEF, che certamente è una misura odiosa e che è passata grazie al volere di un sostanziale sotterraneo accordo tra Orlando e Miccichè, tra Orlando e Tamaio, che è stato fatto, è stato stretto in questi giorni e che è stato palesato dietro le porte dell'aula consiliare, non davanti ai cittadini. Ed è questo che io contesto. Non contesto il fatto che si possa decidere di fare passare l'atto. Contesto il fatto che c'è stato un accordo politico sotterraneo che è stato già presente dal primo momento della discussione e che faceva sì che questa discussione alla fine si sarebbe risolta in un nulla di fatto, perché i numeri se no c'erano. Se il collega Tantillo voleva che non passasse l'atto, bastava mettersi d'accordo. Il collega Tantillo non ha mai voluto che quell'atto non passasse, lo ha fatto perché non volevano il dissesto. È una scelta legittima, ma va palesata. Dissesto che non ci sarebbe però mai stato, perché il ragioniere generale lo ha detto, è contestato dal direttore generale, ma ci sono delle interpretazioni chiare del 578, che è un comma dell'articolo 1 della legge bilancio, che comunque bloccava questi sistemi. Poi, Chiaro. che gli effetti del dissesto siano anche peggiori, che gli effetti, scusate, di questo piano di riequilibrio siano anche peggiori di quelli del dissesto, io ci metto la firma. Che non avremmo mai perso questi soldi, perché avremmo potuto chiedere l'accesso ai fondi, agli altri fondi statali, questo io ci metto la firma, ma perché lo dice la normativa. Però il problema politico emerge, ed il problema politico è questo: perché i cittadini non devono capire cosa succede, a prescindere da tutto il... Consigliere Sì. Forello, l'altro grande dato politico, diciamo, di questa discussione generale sul piano di riequilibrio, però, non è soltanto la spaccatura del centrodestra, ma anche il comportamento del Movimento 5 Stelle. Lei da ex grillino come vede questo voto favorevole all'atto? Guardi, concludendo, io la cosa importante, perché contesto ma accetto la posizione del Movimento 5 Stelle? Perché è stata palese. Cioè, il Movimento 5 Stelle a un certo punto è arrivato e ha detto in aula: noi siamo con Orlando, votiamo questo piano di riequilibrio e vogliamo seguire questa vicenda. Poi per me fa diciamo un po' ribrezzo questa posizione, perché io da candidato del Movimento 5 Stelle, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, ero in alternativa, ero incompatibile rispetto al percorso di Orlando. Che oggi si faccia questo volta bagabbana, ma basta vedere i commenti che ci sono su Facebook sulla decisione fatta dal Movimento 5 Stelle, dagli stessi attivisti che hanno votato Movimento 5 Stelle. Non ce n'è uno che non abbia espresso una disapprovazione rispetto a questo cambio di casacca, che non è comprensibile per i cittadini. Quindi io Chiaro, dico, per il futuro, qualsiasi cosa succeda in consiglio comunale, che si faccia alla luce del sole, va non bene, dietro le porte, benissimo. che si Anche questa è spieghi una la posizione propria chiara. Sì. Anche questa è una Però posizione la chiara, posizione Forello, ma sui io cambi di volevo sentire casacca, prima. perdonatemi, dovrebbe essere uguale, cioè dovrebbe valere anche per gli altri cambi di casacca, mi Stiamo, permetto di adesso dire, e parliamo. taccio. No, no, per Sì, carità, ora. consigliere, ci mancherebbe altro. Qui parliamo tutti e diamo la voce a tutti gli intervenuti. Volevo sentire adesso a questo punto Bertolino, perché mi sembra anche Anche corretto perché, fare diciamo, parlare anche lui, a anche proposito di perché il cambi di suo partito Italia Viva, casacca, fa insomma, è uno di quelli che parte di stava, questo nuovo asse. fa parte di questo nuovo asse, insomma. Sì, diciamo, il cambio di casacca non è stare zitti e muti con un candidato sindaco che durante la consiliatura si reputa, a giudizio assolutamente personale, che abbia fallito l'esperienza amministrativa. Il cambio di casacca è abbandonare i propri elettori e la propria coerenza politica. Io rivendico, diciamo, con grande difficoltà, perché chi conosce la mia storia sa bene cosa mi lega e quale lunga storia mi segua a Luca Orlando, ma diciamo, coerenza vuole che se un giudizio deve essere dato negativo non si può stare zitti. Quindi non penso che sia un cambio di casacca, come in maniera provocatoria la collega mi attribuisce. Detto questo, al di là delle polemiche, è evidente cosa è successo. La posizione di Forza Italia è stata chiara, è stata la luce del sole, non è perché è andata via, non l'ha detto. Il consigliere Tantino l'ha detto in aula. Il dissesto per me è da evitare. E ha fatto una scelta adottando una strategia ad aula che conosce bene, essendo un consigliere di grande esperienza in cui tutti noi impariamo, ma è una scelta chiara. Ha evitato il dissesto. Bisogna ragionare perché
secondo noi, quanto approvato non sia tanto migliore o se non peggiore dell'eventuale paventato dissesto. Questi annunci trionfalistici che abbiamo evitato il dissesto, come chi come me invece godeva nel vedere la città in dissesto, è assolutamente fuorviante. Sarebbe bello parlare di questo piano di riequilibrio, cosa contiene, ricordando tra l'altro che la mia forza politica ha votato a favore della proposta dell'amministrazione di presentare un piano di riequilibrio. Quindi noi abbiamo dato la possibilità all'amministrazione di presentarci un piano di riequilibrio, dando da ottobre ad oggi dei mesi e alla prova dell'aula, una volta consegnati i lavori con estremo ritardo, portandoci, diciamo, il piano di riequilibrio nelle ultime ore, abbiamo dato un giudizio assolutamente negativo, in considerazione che, così come è stato dimostrato abbondantemente in aula, ci sono delle sanzioni spesso superficiali, fatte male, che è una manovra lacrime e sangue, ma soprattutto quello che mi permetto di dire, che non dichiara la certezza un domani di non andare a finire in dissesto. La forte preoccupazione per chi come me si è opposto a questo piano di riequilibrio è quello semplicemente di allungare un'agonia di un'amministrazione che è stata incapace di risanare i propri conti in questi 9 anni e che ci porterà al dissesto non ora ma probabilmente dopo. Allora l'idea che è venuta in aula, che era quella di provare altre strade, secondo noi era migliore Quali rispetto a altre questo piano strade? di Quali altre riequilibrio. strade? Molto rapidamente, L'ha quali detto, altre per strade? esempio, l'ha detto poco fa il consigliere Forello, non è certo un dissesto automatico per i prossimi 2 anni, c'era la possibilità di andare da Roma e chiedere, così come prevede la legge, lo stesso finanziamento che è previsto per il piano di riequilibrio, ma soprattutto quello che è mancato a questa Vedo la amministrazione, evola presentarci un piano di insofferenza, questa riequilibrio. sera. Piano di un riequilibrio con una visione, poteva essere l'occasione, così come c'era stato presentato quando abbiamo approvato a favore, di poter mettere dei paletti. Quando nello specifico, da Presidente della Commissione Sport, un tema a me caro, si Ecco, aumentano vedi. le tariffe senza allegare diciamo un documento dove l'amministrazione si impegna con l'aumento delle tariffe a garantire dei servizi, ma è semplicemente uno strumento per fare cassa in cui i servizi sono totalmente Ricordiamo che a zero. lì potremmo Ecco andare a parlare cosa. anche degli incassi delle multe e di tanto altro. Sì. Quindi io la interrompo Bertolino perché a questo punto devo girare un pochettino la palla alla Bertolino, Poi al consigliere scusate, Bertolino devo fare un alla paio di Evola. domande. Sì, adesso Sì. poi la lascio a Pietro Miardi, però fondamentalmente tutto questo è un dato che ci sono una serie di balzelli in parte inevitabili, ma una Sì. serie di cose che Allora. vanno a incidere sul cittadino, dalle tasse all'aumento delle tariffe di ogni tipo, Alla cioè delle previsione misure. Sì, delle multe. intanto magari sarà interessante se ci sarà il tempo in un altro momento di fare una trasmissione ad hoc di vedere di cosa stiamo parlando a proposito di aumento delle tariffe, perché a volte viene veramente da Facciamo una sorridere. sintesi, Però perché il diciamo alla primo, gente. ma guardate, basterebbe parlare della piscina comunale, l'unica città che ancora 1,55. Portarlo a 3,55 euro non credo che sia un dramma, Il considerato che problema non anche è questi portarlo tre. a Sì, il 3,50 euro, il problema problema è che è non ci sono i fondi qual per è il asciugare i giudizio? capelli. Possibilmente se aumentassimo le tariffe portandole quantomeno vicine al minimo delle città italiane, forse anche questo diciamo ci Però, consentirebbe. consigliera Evola, Però diciamo. scusatemi, io vorrei fare una considerazione sulle cose dette. Intanto io ritorno sul fatto che le interpretazioni dei commi lasciano il tempo che trovano. Il piano di riequilibrio non è un piano di rilancio e di visione, è un piano tecnico nel quale Cosa c'era il stato direttore presentato? al quale viene affidato, non è così, al quale viene affidato il compito di inserire una serie di azioni, ha messo quello che era possibile. Non è stata fatta, contrariamente invece ad altre volte, ad altre situazioni, su altre delibere, una sola proposta politica, perché non c'è un'alternativa a questo, perché il sistema di finanza dentro il quale si inserisce il piano di riequilibrio è quello: o noi andiamo alla radice dei problemi o non risolviamo nulla. Siccome le forze politiche che sarebbero volute andare dopo a parlare con il governo sono quelle che stanno al governo e che conoscevano perfettamente le condizioni che sarebbero state dettate ai comuni per accedere al piano di riequilibrio, perché non lo facevano prima? Perché non chiedevano che le risorse venissero date a tempo perduto? Oggi abbiamo una strada, un percorso che è appena iniziato e del quale ancora non sappiamo bene
quasi nulla, perché anche il governo sta costruendo il È suo. una materia Oggi c'è giurisprudenziale nuova. un'interlocuzione politica. E allora, visto che voi sedete lì al governo, non certamente Sinistra Comune, e nemmeno il collega Forello, che diciamo non è rappresentato in Parlamento, fate questo sforzo, così come siete venuti a raccontarci in tanti che avevate ottenuto queste risorse, adesso supportate il sindaco per il bene del comune E di allora, Palermo. giriamo questa domanda allora evidentemente innanzitutto a Tantillo e poi a Bertolino. Forza, Tantillo. Beh, a me dispiace perché vedete, ho visto la conferenza stampa, ho visto i miei colleghi un po' nervosi, imbarazzati, poverini, mi sembra pure male vederle, ad ascoltarle, per quello che dicevano, veramente imbarazzante. Tutti dipendono dalle labbra del collega Forello, per quello che dice. Ora ha detto, per esempio, concordo con la collega Evola, ha detto il comma 578 della legge di bilancio, per l'amor del cielo, è un'interpretazione, ma lui interpreta male, secondo me. Perché la interpreta? I 2 anni scattano solo dopo che la Corte dei Conti boccia il riequilibrio, quindi vuol dire che il riequilibrio deve essere approvato. Quindi se boccia il riequilibrio per 2 anni non si va in dissesto, lui lo interpreta in maniera diversa, come se fosse la bocciatura del Consiglio e commette un errore e i miei colleghi sono andati in un errore. Lo stesso vale quando sento dire in conferenza stampa la GESAP, cioè per 22 milioni, nemmeno sanno che la valutazione che dà un advisor sulla GESAP non è l'ultima certificazione, 22 milioni, ma il valore GESAP non è quello, non si venderà mai, non dicono cose che non esistono, non la potranno vendere, perché il valore GESAP, devono sapere, che è veramente troppo alto, se stimi l'aeroporto, quanto può valere? 600-700 milioni, e quanto fa il 30% che ha il Comune di 40. Palermo su 600? 100 milioni. Di che cosa stiamo parlando? Di dati che loro stessi non conoscono. Quel 22 milioni è quanto certifica l'advisor quando c'era stata la delibera di Però, consiglio. Basta sapere queste consigliere Tantillo, è stato lo stesso sindaco a dire che in caso di dissesto le quote GESAP sarebbero state una delle prime voci, diciamo, da liquidare per ottenere liquidità in caso di Ma non inserimento erano di un 22 commissario. milioni il ragionamento. Ai ragionamenti io parlo sull'importo, non è certo, sarebbe la liquidità, ma il valore però poi lo stabilisce un Sì, advisor ma e l'ha lo spiegato stabilisce poi Basile. l'advisor. Però io interverrei, una cosa la vorrei dire, Tantillo, Tantillo, mi Io so perdoni, quello che dico, quindi Tantillo, mi le cose, perdoni, meno male, mi perdoni. il Però. ragionamento è che i miei colleghi seguono ed ecco perché quando do la battuta sul campo di padel, Ho l'impressione perché che Tantillo non mi caro collega. senta, non mi senta al microfono. No. Questa cosa del campo di padel ci deve spiegare, Esatto. consigliere Dantillo. Ci spieghi questa cosa del Non campo di padel. bisogna discutere queste cose con i compagni con cui si va a giocare a padel e non cercare gli altri. Perché io le assicuro, non doveva farlo lei, di questo ne sono convinto. Non doveva farlo lei, ma le assicuro che degli altri colleghi, nessuno di questo ha cercato di fare una riunione sul riequilibrio. L'unico che ha fatto una riunione di riequilibrio, se mi consenta, è stato il sottoscritto che ha chiamato tutti i partiti di centrodestra, compreso la Lega, per 2 volte. Eppure la Lega aveva già un accordo, almeno il collega che le è molto più, diciamo, vicino, aveva un accordo già con lei, già preso. Il Quindi a riferimento noi ad non aveva Alessandro detto Anello, per nulla. spiegarlo a Quindi ci caso. sta dicendo che c'era un patto sotterraneo fra partiti al centro-destra. Del resto non si spiegherebbe perché 2 della Lega non si presentano e quindi scelgono dalla linea nostra, e anche la Caronia che di fatto ha cercato fino alla fine una soluzione Quindi, diversa. Sabina Figucci e Quindi Roberta questo Cancilla sarebbero andati contro il capogruppo per questo, diciamo, accordo. Glielo io chiederemo dico, non si sono presentati. Posso parlare? Sì, Assolutamente Ugo. sì, assolutamente sì. Un attimo di Non è svolta. presente. Tantillo, un Devo attimo, facciamo immaginare parlare anche gli altri, Tantillo. Io come capisco che non mi sentirà probabilmente, ma facciamo parlare anche gli altri. Un attimo di pazienza, Caro, Bertolino, caro, sentiamo siamo all'accordo del padel. Ma no, ma guarda, io devo dire che sono un po' imbarazzato e anche a disagio per quello che si dice, perché
È talmente ridicolo che sembra non vero. Evidentemente la si vuole buttare in una confusione, in una caciara che se si guardano le 30 e più ore di registrazione del Consiglio Comunale si avrebbe invece una idea molto più chiara di quello che è successo. Io non ho fatto, come si vede in aula, accordi con nessuno e sono stato quello forse più propositivo, collega Tantillo. La verità è che non mi Ha sono anche seduto nel strappato qualche tavolo documento del... platealmente, però, Ah, Farello. ora ci arriviamo, ora ci arriviamo. La verità è che io non mi sono seduto a nessun tavolo sull'IRPEF, collega Tantillo, perché l'amministrazione aveva già detto, anzi, il ragioniere generale aveva già detto all'inizio che non c'erano margini di manovra su questo. Il principio era o ti mangi la minestra o ti butti dalla finestra, tanto è vero che dopo anche gli sforzi, che secondo me non si dovevano fare perché non c'erano margini di manovra, la collega Evola lo sa anche molto bene, e la collega Caronia e il No, collega Gerardo avrebbero dovuto saperlo, non c'era un margine di manovra di un centesimo su questo. Gli unici margini di manovra che c'erano sono quelli che, permettimi di dire, collega Tantillo, io ho trovato e vi ho proposto e sono passati, perché l'unica cosa concreta, non vi sovrapponete se non si capisce niente. l'unica cosa concreta che è stata tolta da questo piano di riequilibrio è stata la cancellazione della cancellazione delle circoscrizioni, di cui il sottoscritto si è premurato di trovare le risorse dentro il piano, ha fatto una proposta di emendamento che è stata all'unanimità approvata, per cui le circoscrizioni non verranno abolite. Questo è un dato di fatto. Purtroppo questo piano era un piano che non era assolutamente, non era assolutamente modificabile ed era un piano che Un ci ha piano messo di ingessato. fronte a una pistola. È stata una Totalmente. questione, e in più dico e concludo. Purtroppo, collega Evola, non sono d'accordo. Il piano di riequilibrio non è un piano solo di lacrime e sangue, doveva essere un piano che ci doveva fare capire come, a fronte di un sacrificio dei cittadini, le partecipate avrebbero migliorato la propria attività e i propri servizi, il Comune di Palermo avrebbe potuto implementare le proprie attività attraverso determinate azioni. Questo piano di riequilibrio purtroppo è aria fritta, cioè non ci propone un miglioramento della città a fronte di un sacrificio che i cittadini devono compiere. Ed Sacrificio è questo il consistente, sì. grosso neo che non è eliminabile, che ha portato a noi a dire il piano riequilibrio così fatto non è accettabile, perché non offre garanzie né alla città, né ai cittadini, né al comune. Chiudo con il discorso del personale. Ugo, Si è perdonami, fatto un Ugo. emendamento? Ugo, Sì, perdonami. certo. Scusatemi, proprio velocemente, solo un inciso, però quello è un piano che poi deve essere corredato dagli atti deliberativi ed è lì che bisogna incidere, sugli atti deliberativi che trasformeranno le varie azioni e che daranno possibilità di dare indicazioni. E chiudo, scusa Sì, l'interruzione. chiaro, però non c'è nel piano una proposta di deliberazione che vada ad eliminare il problema del controllo analogo delle partecipate che ha causato al Palermo in questi anni un buco di 100 milioni di euro, faccio un Tra esempio. l'altro c'è E anche la quindi fada non di ci sono Damocle delle di soluzioni Amat. concrete. In C'è anche più, l'AMAT lasciò, in più chiudo di questa cui perché abbiamo sono fatto anche un dipendenti. passaggio. A me dispiace che il collega Tantillo sia caduto nella trappola dell'emendamento del Movimento 5 Stelle sui dipendenti, perché i dipendenti che io ho sentito e ne ho sentiti, devo dire, in questi giorni, e non mi era mai capitato perché io con i dipendenti non ho mai parlato, decine e decine, sono tutti dipendenti che hanno capito che li hanno presi in giro. Perché li hanno presi in giro? Intanto la proposta è peggiorativa, aumenta le ore a 36 in 2022, 23, 24 e 25. 25 in 4 anni, mentre la proposta originaria li faceva aumentare a 36 ore nel 2023 per il categoria A e nel 2024 per categoria B. Quindi prima. Secondo punto è Dica perché, fuffa. e questo deve Aspetta, essere fammi perfetto. concludere. Dica perché. Fammi No, concludere, e lo mi deve devi dire, fare non è concludere, corretto. Non collega. Perché corresponde sono fondi troppo. propri, lo deve dire, perché questi sono Esatto. presi dai fondi dei pensionamenti, mentre No, questo non no, aspettava una no, cosa. Ecco no, qual è il no, motivo. anche Non la Evola lo come lei dice, ha annullato, collega Fornetti. anche Anche qui questa le è una carte le so bugia. leggere. Ma Lei posso bugie finire può di dare inter... Io nulla, non ho inter... lei dà nulla. Scusate, Non vi sovrapponete, io non ho vi interrotto. sovrapponete. Vi Io prego, non vi non ho... sovrapponete. A me...
io non capisco perché io non debba interrompere anche per delle ignobili accuse che si fanno rispetto ad eventuali partite di padel che uno può fare con Tizio, Caio, Sempronio o una o a chi può vedere fuori l'aula del consigliare e debba sentirmi interrotto per questioni tecniche. L'emendamento è una presa per il culo per i dipendenti, perché per rendere operativo le disposizioni dell'emendamento, che tra l'altro riguarderebbero il 2022 solo il 30 ore i dipendenti, richiede l'approvazione di due bilanci di previsione che in questo momento sono in squilibrio strutturale e non verranno mai approvati entro i termini previsti per poter fare partire l'aumento di ore solo a 30 ore dei dipendenti comunali. Ci vuole il bilancio di previsione 21 e 23, ci vuole il bilancio di previsione 22 e 24 e siccome i tassi della riscossione sono sbagliati e nel bilancio vanno inseriti i tassi della riscossione corretti, non si potrà mai chiudere questi bilanci. Mi dispiace che anche parte dell'opposizione sia caduta nel tranello della questione dei dipendenti. I dipendenti sono arrabbiati con questo piano. Un attimo, sentiamo un attimo, Pietro Minardi, che su questo tema ha scritto più di una cosa. Diciamo, io proprio riallacciandomi a questo valore aggregativo dello sport, ci ironizziamo sopra, volevo coinvolgere il presidente della commissione sport, ovvero Francesco Bertolino, rivolgendogli questa domanda. Si è parlato poco fa degli impianti sportivi, per esempio la piscina comunale che per esempio ha problemi sulla tribuna, c'è questa situazione anche legata alla legionellosi. Parliamo di una città in cui per esempio il velodromo è chiuso da 8 anni, la palestra pesante di Borgo Nuovo è chiusa da 4 anni. Appare coerente, diciamo, proporre al netto di un possibile aumento di servizi questo aumento di tariffario, secondo lei? Assolutamente non è coerente, ma la battaglia non è sulla tariffa. Io condivido e posso anche sottoscrivere che le tariffe di oggi sono totalmente fuori media rispetto a un quadro nazionale. Mi chiedo però qual è il quadro medio dei servizi nazionali rispetto alla piscina o agli impianti fatiscenti del Comune di Palermo. Cioè, noi abbiamo due impianti che sono quelli oggi aperti con più utenza, che sono lo Stadio delle Palme e della piscina, con tribune inagibili, senza attrezzature, senza la possibilità di controlli, di pulizia ordinaria, di manutenzione. Un biglietto che ieri era di 50 centesimi per gli anziani sopra i 60 anni è stato portato ai 65 anni a 3,50 euro, cioè 7 volte quello che si pagava. Quindi bisogna vedere sia la base di partenza, sia i servizi resi. E rispetto all'impiantistica, società che sono sempre state un atteggiamento dialogante, vicine all'amministrazione nel voler fare, nel poter essere collaborativi, nel poter portare avanti gli eventi sportivi, sono totalmente sullo stato di guerra e pronti a consegnare. C'è anche questo aspetto strategico, cioè Bertolino, un conto di calcolo rispetto a quanto incassare, senza comprendere anche la possibilità concreta di abbandono da parte della società degli impianti. Quindi consigliere non ci Bertolino, sarà alcun introito. Consigliere Bertolino, mi vorrei riallacciare proprio alla visione strategica. A proposito di polemiche, c'è quella con i vostri ex cugini, diciamo, di Intergruppo di Sicilia Futura, anch'essi usciti dall'aula. Come avete visto questa mossa, diciamo, del gruppo di Inzerillo? Il gruppo di Inzerillo è evidente che mentre prima dialogava ed era parte organica di Italia Viva, adesso ha preso altre strade dialogando ed essendo parte organica di Forza Italia, quindi lo trovo perfettamente coerente con il percorso che hanno fatto, hanno seguito la linea di Forza Italia. Quindi, diciamo, vede questa immissione all'interno del gruppo, diciamo, di Miccichè? Questo non è un'accusa, è un dato di fatto, cioè, nel pieno rispetto, diciamo, delle posizioni di ciascuno. Io non ne faccio, diciamo, una battaglia rispetto alla posizione del consigliere Tantillo di uscire. È stata una posizione chiara, dichiarata, che è quella di uscire per evitare il dissesto. Allora, questa posizione potrebbe durare ancora. È anche chiaro che un voto sull'emendamento dell'IRPEF avrebbe consentito di bocciare l'aumento dell'IRPEF. Questo è un dato di fatto, dicono. Però il tempo a nostra disposizione sta finendo. Assolutamente. Chiaramente potrebbe continuare ancora ore, probabilmente l'IRPEF non è stata aumentata.
Tantillo, allora un attimo soltanto, siccome il tempo sta finendo, come dicevo, torneremo con altre trasmissioni, perché già questa è la seconda che facciamo ed escono sempre cose nuove. Questo piano dovrà essere sviscerato, cercheremo di farlo anche con gli articoli sul blog Sicilia, raccontando tutto quello che comporta. Adesso, avendo poco tempo per chiudere la trasmissione, farei questo, dedicherei un minuto ciascuno e vi chiedo, vi faccio la stessa domanda a tutti: cosa vi augurate, cosa sperate che succeda da domani, visto che il sacrificio dei palermitani lo state chiedendo, lo stiamo chiedendo tutti quanti. Ha visto che comunque il piano deve passare comunque da Roma. Il piano deve passare da Roma e poi ci sarà anche uno step della Corte dei Conti, quindi sono cose importanti. A questo punto io vi chiedo, cominciando da Barbara Evola, ma poi a continuare con tutti, cosa vi augurate che succeda domani, cosa sperate per Palermo, visto che comunque la situazione semplice non è. Evola. Sì, io spero che prevalga la politica e quindi che il tavolo di concertazione con il governo possa aiutarci a ridurre la pressione fiscale e quindi ad ottenere ulteriori finanziamenti. Poi, diciamo, il mio sogno in grande è che si possa completamente trasformare questo sistema tributario per gli enti locali, che si è dimostrato nei fatti assolutamente dannoso per tutti i comuni d'Italia. Grazie a Barbara Evola, e a questo punto la stessa domanda la rivolgo a Giulio Tantillo. Io mi auguro che il tasso di discussione, quindi la discussione, possa essere più adeguata, perché in questo momento, riscuotendo quel sia il comune di Palermo, chiaramente è in difficoltà. Riscuotendo di più, senza aumentare le tasse, si può abbassare quello che arriva da Roma, e quello che riusciamo a prendere qui deve essere destinato immediatamente a questa sciagurata aumento dell'IRPEF dovuto alla stampella dei miei colleghi di San Paolo. Forello, evidentemente anche per replicare a questa affermazione. Ma fa veramente tenerezza. Tenerezza a parte, cosa ci auguriamo per Palermo? Perché Miccichè e Orlando si sono seduti insieme e hanno deciso insieme l'aumento dell'IRPEF e il passaggio di questo piano in riequilibrio grazie all'opera di Tantillo dietro la porta dell'aula consiliare. Detto ciò, e questo fa pena per i cittadini palermitani, è uno schifo, ma verrà riconosciuto al momento delle elezioni. Date tempo a tempo, si riconoscerà, sapranno i cittadini palermitani a chi devono ringraziare e andare a prendere per chi ha aumentato tutto ciò. Faccio il mio intervento. Adesso faccio il mio intervento. Adesso, altro che partite di paddle. Basta. Basta, perché sono stanco di sentire menzogne che prendono per i fondelli i cittadini palermitani. Per anni le hanno rovinati. Detto ciò, cosa mi auguro? Uno, il piano di riequilibrio, ahimè, verrà certamente bocciato dalla Corte dei Conti. Lo sto preannunciando perché è evidente. Due, ci troviamo davanti ad una pressione fiscale incredibile, per cui vi dico, la battaglia ancora è appena iniziata. Noi abbiamo perso la prima battaglia, che è stata questo piano di riequilibrio, ma devono tornare in Consiglio Comunale per tutti i vari altri passaggi e troveranno certamente un'opposizione con la O maiuscola, che è rappresentata da noi, che cercherà di evitare qualsiasi disposizione che andrà a peggiorare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini palermitani. Ancora abbiamo la speranza di non permettere questo scempio. Grazie. Bene, Bertolino, abbiamo l'ultimo minuto, effettivamente tocca a lui. Ma siamo alla vigilia delle elezioni, quindi non posso che augurarmi che la nuova amministrazione, il nuovo sindaco, di qualsiasi colore questo possa essere, sia un sindaco che possa dialogare principalmente con il Consiglio Comunale, che rappresenta i cittadini. E quando un sindaco perde 13 consiglieri di maggioranza, non venga attribuito a questi consiglieri la definizione che ho ricevuto oggi di Volta Gabbana, ma magari chiedersi come mai chi ti è stato vicino e appoggiato un progetto si allontana. Probabilmente si avrebbe intanto più rispetto dei colleghi e del Consiglio Comunale, ma probabilmente si ascolta di più la città. Ecco, io mi auguro un'amministrazione che possa dialogare e ascoltare maggiormente la città, garantendo quei servizi che oggi sono sostanzialmente, diciamo, al minimo storico di questa città. Bene, grazie a tutti voi che siete intervenuti, abbiamo provato a capirci un po' di più, non ce ne abbiamo capito niente lo stesso, ma a parte lo scherzo e le battute, evidentemente la questione è molto complessa e comunque i sacrifici ci sono per i palermitani e questo è inevitabile. Grazie a Barbara Evola di Sinistra Comune, che è stata ospite dei nostri studi, grazie a tutti quanti voi collegati, Giulio Tantillo di Forza Italia, Francesco Bertolino di Italia Viva, Ugo Forello di Orso.
Certamente continueremo a parlare di questo argomento. Grazie anche al collega Pietro Minardi che segue queste vicende per Blog Sicilia, che continua a supportarci durante questa diretta. Grazie sempre e soprattutto a voi che ci seguite da casa. Ancora a tutti un ringraziamento e appuntamento al prossimo Talk Sicilia.